tutti gli anni a Piobbico si tiene la mostra mercato del fungo e dei prodotti del sottobosco. E quest'anno ormai siamo giunti alla 28esima edizione. 28esima edizione perché? Perché a Piobbico c'è una tradizione per quanto riguarda il fungo. Nel 1500 Costanzo Felici descriveva come vengono utilizzati i funghi che si raccolgono in tutto il territorio del Monte Nerone e quindi del circondario. E da qui la tradizione di Piobbico per quanto riguarda i funghi, i porcini, le biette, tutti i catini stanno venendo fuori, quindi i funghi di una, ovuli, tantissimi ovuli, anche oggi io stesso ho mangiato un'insalata di ovuli, quindi vi posso dire che è veramente un'annata particolare per quanto riguarda il fungo, oltre 300 specie di funghi e quindi una grande tradizione per quanto riguarda la micologia a Piobbico. Unita alla mostra del fungo naturalmente ci sono anche manifestazioni collaterali, tra queste una importantissima oggi è stata la presentazione di un documentario sull'attività di Loretta Stella, tant'è che il film si intitola Erba Stella, sulla vita, sulle attività di questa eremita del Monte Nerone, perché come dice lei è un'eremita del Monte Nerone perché è partita dalla Romagna, mentre Costanzo Felici nel 1500 partiva da Piobbico e andava in Romagna, Loretta Stella è partita dalla Romagna invece è venuta a Piobbico ed è una grande esperta di erbe officinali, erbe aromatiche. Tornando invece alla mostra del fungo, quest'anno è abbinata con una manifestazione che si chiama Rocche Venti, grazie all'interessamento della professoressa Donatella Marchi e quindi al Teatro CUST di Urbino, in associazione con il Teatro CUST di Urbino organizziamo questo evento che quest'anno abbiamo abbinato con la mostra del fungo, quindi eventi riguardo il teatro, la musica, l'espressione dei giovani. I prossimi eventi importanti sono sicuramente la serata clou di Teleton della provincia di Pesaro Urbino, che tutti gli anni si tiene al Castello Brancaleoni, e una cosa molto importante, molto veramente suggestiva è il presepe vivente che si tiene tutti gli anni il 26 di dicembre tra il borgo e il Castello Brancaleoni. È veramente una cosa molto bella in quanto il borgo e il Castello Brancaleoni sono già da loro un presepe vivente, quindi invito tutti quanti a venire a vedere questo esempio veramente di struttura rinascimentale che recuperata in maniera eccellente da parte della soprintendenza.